Benvenuti in questo nuovissimo vlog. Sto girando un vlog domenicale, proprio classica domenica italiana, prima mattina e così via. Se senti il rumore sottofondo è perché sto con la finestra aperta, quindi si sente tutto, anche perché con questo caldo sto facendo arieggiare le stanze come sempre. A parte che tutto il giorno qui a casa nostra le finestre sono aperte con la zanzaniera, vabbè, avete capito? Così quella piccola, ma piccolissima aria ogni 4.000 anni passa. Tralasciando questo, ho detto oggi giro un vlog. Ci vuole, e questo vlog lo starete vedendo sicuramente di lunedì alle 14.30. Per cui è un vlog che giro il giorno prima e il giorno dopo lo vedete. Praticamente passano neanche 24 ore ed eccolo qui che ve l'ho bello che caricato. So che tra una cosa e un'altra ancora non ero mai riuscita a pubblicarvi un vlog interamente dedicato momento piscina e così via. L'avete vista in altri vlog, così che ve l'ho fatta vedere che l'abbiamo bella che è montata da parecchio tempo, saranno un mesetto abbondante. Ci vedrete nelle nostre belle immersioni, come tutti i giorni del resto. Non per questo, come vi dicevo anche nell'ultimo video che vi ho pubblicato inerente alla collezione dell'Eurospin, quella lì d'abbigliamento, vi lascio la scheda in forma di acqui sopra se l'avete persa. Questo è il motivo perché sono un'aragosta abbrustolita, malgrado metto la muta di crema 50 più Super Ultra Plus. Però malgrado metto la crema, io sono chiarissima di pelle, mi brucio ugualmente ed è merito, per modo di dire merito, perché a me, oddio, tutte le notifiche del telefono, aspettate, eh. Vabbè, poi dopo le leggo. È tutto merito, per modo di dire, perché sapete, io l'abbronzatura non la amo minimamente. Adoro rimanere mozzarellina tutto l'anno, però è la scottatura merito del sole che in piscina batte sull'acqua. E ecco qua, col fatto che sto tante ore a mollo nella nostra piscinozza, abbrustolita proprio non a mestiere, ma di più. Ok, incominciamo questa mattinata, tutto il resto della giornata verrete con noi e niente, vi auguro un buon vlog e io una buona giornata a me e a tutta la mia famiglia, quella lì che vivremo passo passo insieme a voi, che è sempre quel tocco e quella cosina in più che niente, niente male. 9:55, la temperatura di prima mattina già è quasi arrivata ai 30 gradi, 29,1. Classica domenica di estate, non può mancare mai una mamma che sta preparando. Che cosa stai preparando? Insalata di riso. Yay! Il grande e mitico ritorno dell'insalata di riso estiva. No. Ma anche le vostre mamme fanno tipo 4 tonnellate di insalata di riso e dura per un mese, anche due? Ma non esageriamo. Fateci sapere sotto nei commenti. Cioè, guardate, ha messo 3 etti di riso? Sì. E ci sta mettendo il mondo. Di conseguenza questi 3 etti di riso diventeranno tipo 2 kg. Ma no. Ma sì, cosa ci hai messo? Dici, dici mentre la stai girando. Allora, condiriso, Ok. dadini di prosciutto cotto, Sì. piselli, Sì. mais. Yes. Adesso aggiungo le olive nere, poi ci metto le uova Le uova sode fatte sbriciolate, no? sbriciolate e Ok. poi qualche pezzettino di formaggio. Ecco, E questa è lì. voilà. E voilà, questa è l'insalata di riso a casa nostra, cioè da 3 etti diventano 4,5 kg ed è tutto normale. Classica amministrazione domenicale estiva a casa nostra. Cioè, mamma mia, quanta te ne è venuta, come tutti gli anni del resto. Io da quando sono piccola mi ricordo questi immense ciotolone di insalata di riso che duravano per una vita e mezza. Mamma, vero? No, che esagerato. No, per ridere. E poi sembra che ogni anno aumenta sempre di più il No, quantitativo. no, no, che No, aumenta. no, no. Sarà che mettendoci tante cose, di conseguenza Beh, si quello gonfia. sì, poi dopo diventa. Cioè, guardate quant'è. Mamma mia. Ne vedremo per le lunghe. Penso proprio di sì, penso. Fateci sapere sotto nei commenti se siete team pasta fredda o insalata di riso. Io vi dico la verità, sono più da pasta fredda, però anche l'insalata di riso non è male. Mamma, Insalata di riso. mamma, team insalata di riso. Sì. E E questo quanto? è quanto, esatto. Quanto apposta, adesso mi sdoccio, mi organizzo e scendiamo giù in piscina. Vi dico solo, papà è andato poco fa di sotto, 33 gradi di acqua. Che spettacolo!
Come on, baby. Abbigliamento e altre cosine che mi possono servire di sotto. Ed è qui che inauguro ufficialmente i pantaloni, ossia uno dei tanti acquisti che ho fatto inerente alla collezione Eurospin, che è stato il video precedente che avete visto a questo qui, quello lì di venerdì. Lì inauguro ufficialmente i medici pantaloncini, che mi faranno da copricostume. Poi la cuffietta, perché sapete, di sotto in piscina noi scendiamo col fatto che abbiamo tutte quante i capelli lunghi, a parte papà che ovviamente i capelli lunghi non ce li ha, noi tre ci mettiamo la cuffia. Poi costumino, il mio mitico e amatissimo costumino intero. Io adoro i costumi interi, sono un sacco di anni che adoro i costumi interi, ma è più senza, quelli lì a due pezzi non li sopporto più. Poi mitica pochettina sempre e comunque con me, porta cellulare acquatico, perché mi capita di stare dentro l'acqua che sto al telefono e ho paura che magari mi si può bagnare, quindi mi porto questa, crema solare. Direi che non manca niente. E penso che oggi inaugurerò, anche per quanto riguarda linea Eurospin, la camicetta quella lì hawaiana. Ma avrò modo di raccontarvi, perché nel mentre in questa giornata si stanno sviluppando tante cose carine. Step by step vi farò vivere tutto comunque sia e vi aggiornerò. Adesso mi incostumo, porto giù questo, poi ovviamente l'asciugamano, i mitici asciugamani dei Minions. Non so se ve li ricordate che li abbiamo fatti 2 anni fa. Meglio, ogni anno McDonald's porta i telimari. Quest'anno sono con il Big Mac, le patatine, il gelato e non mi ricordo, e l'Happy Meal. Invece gli anni due precedenti, infatti li ho fatti per questo, erano con i Minions. Il 2021 con i Minions e l'anno scorso sempre con i Minions. E non so se ve li ricordate, ma sono sempre quelli che avete visto in questi anni da quando abbiamo la piscina sotto casa. Quindi mi prendo anche uno di questi. E dopodiché siamo belli che pronti per goderci questa meraviglia. Quanta temperatura abbiamo? 33. E vai. Cioè, guardate che spettacolo. Ciao papi. Ciao. Ciao mami. Ciao. Ciao Selvi. Cioè, guardate che acqua. Che spettacolo. 33 gradi di acqua? Sì. A non sentirli proprio, praticamente. Cioè, guardate che spettacolo. Che meraviglia. Adesso mi tuffo anche io, Arrivo anche io molto volentieri, cioè guardate che acqua. Bene, bene, sto arrivando. Sono pronta per essere lì con voi. Una foto a me? No, no, che foto? È filmato. Arrivo. Udo in piscina, soprannominata dalla famiglia Udo, il soprannome Udo. Vedo che l'acqua è fredda, mi dicono. Senti, guarda, pelle d'oca. Infatti si vede che stai... Mettiti in maglia... 33 gradi, papà riconferma 33 gradi. Vatti a mettere un golfino. Un golfino. Cioè, guardate che paradiso, ti sta benissimo. Ho fatto la muta di crema prima di scendere giù. Perché tu sei molto di pelle scura. Scurissima. Per quello che hai fatto la muta. E qui c'è tutta la family. È un po' presto. Sì, c'è l'ora del silenzio, no? Dalle 2 alle 4 com'è? Sì, sì. Si sta benissimo. Guardate un po' lì il mio telefono attaccato. Ta-da! Mamma sta la bella spaparanzata. Ciao! Papà, no, dove sta papà? Ecco, sì. Papà è uscito. E adesso sta rientrando. Ah! Selvi, dove stai? Dietro. Papà che sta rientrando ufficialmente. Come si sta bene, ragazzi. Cioè, guardate che acqua. È uno spettacolo. Ecco papà che è rientrato. Bye bye. Yeah. Acqua se meravigliosa. Se avete un piccolo giardinetto, se avete un piccolo spazietto dove potete mettere una piccola situazione così, è molto consigliabile. Ah sì. Ha bisogno di piccole cure quotidiane, sì, giustamente, sì. Una piccola toilette quotidiana. Una toilette? Sì. Sì, l'hanno visto, l'anno scorso, ti ricordi, avevamo girato il vlog che spiegavi tutto quanto con la pompa. Yeah. L'anno scorso abbiamo girato un vlog, quando le installavamo, che spiegavi gli impianti che hai fatto, la pompa, certo, tutte le cose. Come tutte le cose c'è bisogno di un po' di cura quotidiana. Stiamo parlando di che in 2 mesi vi potrà costare una 50 euro. Sì. Chiaramente la sera va coperta. Va accesa la pompa 8-10 ore al giorno, cioè per avere questo tipo di acqua, e poi e non entrare con le terre, i piedi sporchi di terra, sì. Non mettere dentro animali, tutta una serie di piccole cosette, cioè avete l'acqua per 2 mesi. Mamma mia, che bell'acqua, veramente. Io non so se da lì rende, ma è spettacolare.
Sembriamo i sette nani tutti in fila. 33 gradi azzurro adesso? 33, oh, come, no, no, come prima, appena entrati 33 gradi. Cioè, guardate che acqua. No, no. La nostra piscina di quanti metri per? Sono 4,60 m per 2,60. Cioè, che spettacolo. Sono, diciamo, circa 10 metri quadri di piscina. Lì dietro che spada sfondo il nostro camper. Guarda, è grande come una macchina. Eh sì. Lo sfondo del camper, no, il nostro camper, e noi che siamo a mollo. No. C'è acqua stupenda. Meravigliosa. Due ore di bagno, abbiamo chiuso la piscina e a domani piscinetta. Per oggi ci abbiamo dato molto, dico molto. Io ho vloggato poco e niente, però siamo stati quasi 3-4 ore a mollo, quello sì. La temperatura dell'acqua era fantastica, anche la giornata di oggi è meravigliosa, che ve lo dico a fare, guardate che spettacolo. Qui i bagnanti, come si dice? I bagnanti vanno via. Papà che ha pulito il filtro. Era sporco? Ha cambiato tutti i giorni, così l'acqua rimane meglio possibile. È questo che trattiene tutte le sporcizie. Sì, sì, vai, vai, tanto arriviamo anche noi. Vedete? Qui papà tutti i giorni pulisce il filtro, abbiamo riacceso la pompa, a posto. Non manca niente. Vedete la pompa in azione, così ricircola l'acqua e via. E siamo pronti per andare su a casa per oggi. Io e le mie lentiggini siamo una cosa sola. Guardate, sono una maschera. Adesso doccetta e proseguiamo questa giornata perché ci ha invitato uno dei fratelli di mamma, quindi andiamo in scoperta oggi in posti meravigliosi. Tanto verrete con noi verso i castelli romani in un'oasi abitano meravigliosa. Sdocciamo e andiamo. Sarà capitato anche che ho vloggato tanti anni fa con mie cugine eccetera. Non so se qualcuno si ricorda, però sarà un'altra bella parte di giornata molto molto piacevole. Mamma mia, mi sono anche oggi brustolita malgrado la crema, eh. Vabbè, ci sta. La doccia, non so se capita anche a voi, ma a me viene una fame tremenda appena esco dalla piscina, di sete, vabbè, ma quello lo sappiamo, sono un cammello vivente, bevo 80 litri al giorno di acqua, stagione, autunno, inverno, primavera, e mi era venuta fame e mi sono mangiata queste gallette buonissime ricoperte di cioccolato fondente. Che per questo che oggi siamo usciti un pochino prima dalla piscina, perché stiamo andando dai parenti dalla parte di mamma. Ne vedremo delle belle, ci sarà da divertirci e ok. Sdocciata e andiamo, che vi porto in questo, come vi dicevo un istante fa, parte di giornata molto molto carina. E il mio telefono che squilla sempre e comunque. Vabbè, anche questo ci sta, notifiche su notifiche. Vi faccio vedere alla veloce anche l'acquario, perché è da un po' che non lo vedete, il nostro acquarietto. Non è che è cambiato minimamente da come ve lo ricordate, sempre i soliti pesci che abbiamo preso insieme. Una sguardatina però ve la faccio dare, perché so che vi piace sempre quando ve lo riprendo e ve lo metto in un vlog. I nostri pesciolini, ciao! Anche voi siete dentro l'acqua, ovviamente. Più che altro siamo noi che siamo dentro l'acqua in questo periodo. Voi ci siete tutto l'anno. Pesciolini, dove siete? Eccovi qua. Ciao pesciolini, ciao ai nostri Michael Jackson acquatici, sempre e comunque. Uno di qua, uno di là, perché anche i nostri pesci, come sempre vi dico, sono jacksoniani 100%. Ciao pesciolini. Salutate, siete in un vlog. Ciao. Vedete come vi salutano? Ciao. Anche loro ormai sono youtubiani. Siamo arrivati a casa dei miei zii a Velletri, Castelli Romani. Ho messo oggi anche la camicetta, così oggi sto utilizzando un po' a giro tutte le cose che ho preso dell'Eurospin, la mitica collezione. E inaugurazione ufficiale, vedete, l'ho messa con leggings mitici miei, questo toppino e via. E sono subito alle Hawaii. No, no, sono a Velletri. Tutta la family dalla parte di mia mamma, cioè mio zio e mia zia, il fratello di mia mamma, mie cugine. E siamo in procinto qui con il loro fantastico forno a legna, che meraviglia, per organizzare queste belle pizze, una bella pizzata familiare. C'è anche mia nonna con un altro fratello di mamma e vedremo come si svolgerà questa fantastica serata. Intanto vi faccio vedere qualcosina, perché zio già si è portato avanti per quanto riguarda il forno a legna, ad accenderlo, attivarlo e così via. È attivo già da tantissime ore, mamma mia, fa caldissimo stare qui davanti, ma ne vale la pena.
Che meraviglia, guardate che spettacolo. È una bella ricchezza avere il forno a legna. Di qua una super mega ciotolona con all'interno tanto, e dico tanto, impasto per la pizza che ha fatto zio già stamattina. È veramente tantissimo, ma i mangiatori seriali siamo tanti e di buona forchetta. Siamo una famiglia di buona forchetta a 3,60. E qui è quasi tutto pronto, lì le teglie, e siamo in procinto di incominciare. Guardate qui che meraviglia, che spettacolo. Siamo pronti per dare il via alle danze. Fase di sporsionatura. Siamo tutti al lavoro allegramente. Guardate, margherita con le verdure, broccoletti, c'è di tutto e di più qui, ragazzi. Una vera pizzeria a cielo aperto. Zucchine e salsiccia anche di qua, sia taglia broccoletti e salsiccia e margherita. Che meraviglia, che spettacolo. Cuoco, che ci dici, com'è sta pizza? Visto che hai fatto tu l'impasto, se può fa? Se può mangiare, se può mangiare. Metti il bastone addosso, zio, se non ci piace. Guardate qua che meraviglia. Zia, come va qua? Procede? Procede, procede. Tutti quanti a casa, abbiamo passato questa giornata inaspettato l'invito dei fratelli di mamma e sì, di mamma e papà, vabbè, di mamma, degli zii, ecco, è l'una e qualcosa abbondante ormai. Siamo molto stanche. Vabbè, non è che abbiamo faticato, però nel senso un po' cottarelle tra la piscina e il sole, che abbiamo mangiato come bovi a tutto sviano. E a questo punto noi speriamo che il vlog vi sarà piaciuto, non so come è venuto, speriamo sarà venuto una bella giornata nel complesso. Con questo vi salutiamo tutti quanti e ci vediamo mercoledì 14:30 con un nuovo video sul canale. Ciao!